Ciao a tutti, qui è Charles Lee Ray, di nuovo nel mio bagno, di nuovo sulla tazza per un nuovo VC Live. Che possiamo dire oggi? Oggi parliamo di YouTube e i suoi misteri. E dal momento comunque sia che non sono solo YouTube che ha avuto problemi, diciamo, penso che ce ne sia una vasta quantità, o forse tutti. Io parlo poi comunque di quelli con cui mi sento più spesso, quindi iniziamo subito. Allora, voglio sottolineare che quando io ho iniziato a entrare, diciamo, a far parte di YouTube, il mio canale aveva un aspetto diverso. Era più tetro, più cupo e aveva un'immagine di sfondo. Mentre invece adesso è tutto bianco e con l'immagine di copertina e la fotina. E così per tutti gli altri canali. Ora, io voglio sottolineare, ma un cambiamento come questo, che queste cose succedono anche su Facebook, a parte questo, è una cosa che sconvolge parecchio il canale. Cioè, il mio canale aveva, non per dire, aveva quasi un'anima e aveva una bella fetta della mia personalità nell'aspetto che io gli avevo dato. Ma YouTube ha fatto una grossa bastardata e me l'ha resettato tutto, me l'ha modificato completamente a suo piacimento. Senza ovviamente poi mandarmi neanche un messaggio dicendomi se volevo che questa cosa avvenisse. No, per carità, io sono uno che è entrato gratuitamente, quindi che cazzo pretendo io? Niente, non posso pretendere niente. Già tanto se mi lasciano caricare i video. Cioè, noi poveri stronzi che non paghiamo niente, capito? Noi ci dobbiamo stare zitti. Perché dico questo? Perché oltre a questa cosa qui, voglio sottolineare che un mio collega, ACGamer 1989, ha provato a caricare un video che durava circa un'ora. E allora cosa è successo? Al 95% di caricamento si è bloccato. Può succedere una volta, è vero, ma il fatto è che il mio collega ci ha provato più volte e non c'è stato niente da fare. Niente da fare, perché alla fine è stato costretto a dividere il video in due parti e caricarlo in due volte. Uno può dire, può succedere? Sì, può succedere. Ma perché? Perché quelli che hanno un contratto YouTube standard hanno questa particolarità qui. Non possono caricare video di una certa durata e viceversa. Perché dico contratto standard? Perché alla fine è sempre una questione di soldi. Cioè, alla fine, quando fai un contratto con YouTube dove lo stesso YouTuber guadagna dei soldi, insomma, per i video che fa, come altri YouTuber che non so se nemmeno se posso nominare perché non ho abbastanza confidenza con loro per poterli nominare, vedrò più in là, non lo so, e loro recepiscono dei soldi, non so se ne recepiscono tanti, io non lo so, però comunque recepiscono una busta, diciamo. Ma perché questo? Perché anche YouTube in quel caso recepisce qualcosa. Non penso che YouTube ti dia dei soldi così, per bontà d'animo, così come per qualunque altro social network. Quindi, alla fine cosa succede? Noi poveri stronzi con il contratto standard ce l'andiamo a prendere in quel posto e non possiamo caricare video più lunghi. È ridicolo. Cioè, io pensavo che le cose pericolose dei social network fossero queste.
Ma questo alla fine è molto peggio, perché alla fine uno dicono hai un canale YouTube? Sì sì è mio, però YouTube fa il cazzo che gli pare con il mio canale. Hai una pagina Facebook? Sì 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 ce l'ho, e ho anche una fanpage, ma alla fine se, se le persone non mettono in evidenza il canale o non mettono in evidenza la mia fanpage, finisce nel dimenticatoio e chi si è visto si è visto. Mm? Perché sai com'è, se non sganci, se non sganci alla fine finisci fregato. Esiste l'eventualità che questa cosa non accada, esiste l'eventualità che una persona con un contratto standard riesca comunque a far sì che il suo canale non venga dimenticato e neanche la sua fanpage. Succede se quelli che lo seguono si prendono il disturbo di continuare a farlo. Cioè, perché ragazzi, alla fine, se uno mette mi piace o si iscrive così, senza, non so, andarci una volta ogni tanto, cioè io dico, non è che si deve pretendere qualcosa o debba essere una cosa lunghissima. La cosa più importante è che se uno ci tiene a quel canale, almeno, insomma, seguitelo. Se ci tiene a quella fanpage che non chiuda, metti... Guardate il VGTime precedente, vi ho fatto vedere con chiarezza come si fa a non perdere una pagina, eccetera. No, perché poi parlo anche, non so, di Facebook, no? Fanno un sacco di altre cretinate, non c'è solo questa. Una mia amica, Ilaria Cosplay, è stata segnalata, una sua foto è stata segnalata perché era in costume da bagno. No, perché su Facebook foto in costume da bagno non ce ne sono, eh? Cioè, cioè, ridicolo, è assolutamente ridicolo. E a proposito, un'altra cosa molto particolare, un'altra cosa che io pensavo che fosse più pericoloso, diciamo, di quando uno sta al PC, era questa. Ma questo in fondo non è poi neanche tanto male alla fine, sono i rischi del mestiere. Dunque, quello che dovevo dire ve l'ho detto, anche perché non posso dilungarmi più di tanto, ce ne sarebbero tante da dire, forse magari farò un altro VG Time più avanti, sempre con questi argomenti, a parte che ce ne ho già un altro in mente da fare e l'argomento stavolta sarà la TV e i suoi misteri. Quindi, che posso dire? Prima di lasciarvi, essendo che qualcuno ha pensato che io avevo chiuso con il rigor mortis, ma vi sbagliavate, dedico a Facebook e a YouTube la nuova classifica rigor mortis! Al primo posto troviamo Messo sotto da un camion al 77%. Doveva proprio starvi sui maroni questo qua, eh. Al secondo posto, accoltellamento. Tipica morte da accoltellamento in stile Halloween, se volete. Comunque sia, è al 65%. Al terzo posto, soffocati da un cuscino. Beh, in questo caso potreste anche esservi autoaffogati mentre dormivate. Di conseguenza, comunque, è al 50%. E al quarto posto, linciati al 49%. Il linciaggio c'è già stato nella classifica rigor mortis, ma comunque adesso è al 49%. E al quinto posto, annegati nel proprio sangue. Atto, devono avervi fatto un'incisione su ogni arteria per fare questo. Comunque sia, è al 48%. E al 40%, al sesto posto, impiccati, l'impiccagione è tornata un'altra volta e di conseguenza comunque è molto bassa, perché al 40%, ma non importa, perché io ne conosco uno che è ancora più basso. Morte da vecchiaia, eccolo lì, allo 0,3%,
ve l'avevo detto che c'era qualcosa di più basso. 0,3% anche questa volta. Beh, a Facebook e YouTube non auguro un bello 0,3%. Gli auguro quello in cima alla lista. E detto questo, io vi saluto. Saluto tutti quelli che mi seguono, quelli che mi seguono davvero, No, scherzo. Seguo anche quelli che passano dal mio canale così e danno uno sguardo. Saluto anche quelli. E vi invito sempre a mettere mi piace sulla mia fanpage per restare sempre aggiornati sui video nuovi o anche su altre vicende. E vi invito anche poi comunque a iscrivervi al mio canale come dico sempre. E niente, spero di non avervi annoiati e al prossimo visita. Oh, insomma, allora aspetta che pigio il pulsante. Al prossimo VG Time e ciao da Charles Lerey.